Deus transit celibum, mundus renovator, per quaeredit floridum. Allo Band Center, sono Alfredo Spaggiari, responsabile di questo posto, un luogo in cui ci troviamo, che è una sede del Comune di Milano, un luogo istituzionale, tutta la galleria è proprietà del Comune di Milano, quindi proprietà dei cittadini milanesi. Sono particolarmente contento questa sera perché finalmente riesco a sentire la presentazione di questo libro a cui non ero riuscito ad andare. E quindi un po' per un motivo molto personale riesco finalmente ad ascoltare la presentazione di Giovanna Ferrante, che non spendo parole perché oltre che essere un'ottima scrittrice è anche molto piacevole ascoltare. Volevo soltanto ringraziare chi ha organizzato la serata Italia Medievale, ora darò la parola a Maurizio Calì. E mi sovviene ora anche la Fondazione Renata Quattropani, alla quale poi chiederei a Giovanna di dire le tue parole. Null'altro se non augurarvi buona serata. Maurizio. Buonasera, sono molto contento di vedervi così numerosi a questa presentazione che abbiamo messo in opera insieme a Giovanna Ferrante e che spero sia di vostro gradimento. Presentiamo un libro che si intitola La Dama di Ferro, Teodolinda, regina dei Longobardi. Ci sono più di due secoli di storia dove a noi come Italia medievale interessa molto promuovere il patrimonio artistico e culturale che ci hanno lasciato, quello che è stato rinvenuto nelle necropoli, quello che si trova nel tempietto longobardo appunto di Cividale e in moltissime altre realtà del nostro paese che invito tutti ad andarsi a vedere, perché noi siamo abituati a considerarli l'ultima popolazione barbara e barbarica che invade l'Italia nel 568. In realtà così barbari non erano, e questo lo si vede subito, lo si può verificare subito di persona vedendo ciò che ci è rimasto, non moltissimo ma parecchie cose di grande qualità. Quindi sono stato molto contento quando Giovanna ci ha chiesto di presentare questo, che è un romanzo storico, quindi è narrativa, però è narrativa dove le fonti storiche fanno da supporto a tutta la narrazione. Non rubo altre parole a Giovanna Ferrante, dico soltanto che insieme a lei ci sarà anche Germana Rana, che ci leggerà alcuni brani tratti da questo romanzo, e quindi io sono particolarmente lieto di dare la parola a Giovanna Ferrante e ad augurarvi buon ascolto. Grazie. Io sono sempre molto felice di essere accolta in questo luogo, in questo spazio, nel cuore della città, in questa rinnovata galleria che esplode in una bellezza fantastica, in queste tinte tenui eppure così accoglienti, così luminose. Com'è luminoso questo spazio con queste meravigliose vetrate, questa luce, adesso è sera però è permeato di luce ed è il luogo che ci racconta e si racconta questa nostra città anche in un plastico che si illumina via via per rendercela anche tangibile alla visione e alla suggestione delle diverse tonalità che la illuminano. Ringrazio il direttore di questo spazio, che è un amico caro, il dottor Alfredo Spaggiari, che ha aperto questa serata, e colgo l'occasione da lui offertami di dire proprio due parole sulla Fondazione. Io avviato la Fondazione Renata Quattropani, si occupa di sostenere la ricerca, sostiene l'attività di due ricercatrici, sempre l'autologia di guarda, io ne sono orgogliosa perché sono giovani e quindi è il lavoro giovanile che questa fondazione riesce a sostenere, l'alta professionalità giovanile e anche due donne, quindi l'attività scientifica declinata al femminile. Sono sola sugli spalti del castello, l'aria è fredda, la luna di questa notte limpidissima è uno spicchio dai contorni perfetti, un argento puro, con accanto una stella luminosa, una pietra preziosa da incastonare nel cuore. Autari è morto.
di veleno, lo so. Anche se hanno cercato di celare la verità, non si può mentire alla mia ragione. La mia mente è limpida come questa notte, il mio pensiero netto e tagliente come la curva dello spicchio di questa luna. Dentro di me la fredda consapevolezza di quanto è accaduto. Sarò regina accanto a un re ancora, però anche sarò donna accanto a un uomo da me scelto e da me voluto. L'hai sempre saputo, vero Otari, che dentro di me è la tempesta e flutti e voglia infinita di indipendenza nei pensieri, nelle decisioni, nell'amore. Avete appena ascoltato il prologo del mio libro. Io ringrazio tantissimo Germana Roma per questa lettura. Ho ascoltato le mie parole, le ho scritte io e mi sono sembrate altro da me. Quindi lei mi invitate magistralmente, grazie. Il prologo è già più avanti di questa storia. L'inizio parte prima. L'inizio parte dalla mamma di Teodolinda. Allora, intanto mi scuso, ma i nomi longobardi sono i nomi longobardi, quindi nessuno si chiama Giuseppe, Maria, Mario. Hanno nomi un po' complicati, però noi impareremo a conoscerli. E complicate sono anche le loro storie, perché la vita dei singoli è scacchiera, dei singoli ovviamente che abbiano un destino regale, dei singoli che tengano tra le loro mani anche la sorte della comunità. E allora, proprio perché la sorte dei singoli, uomini e donne che rappresentano il potere, la storia deve avere inizio per forza da sua madre. Baldacci e nuziali sono le garanzie di unione e fusione di territori e di pace e di alleanze. Quindi Vacone, re longobardo e padre di Valdrada, pensa di stringere un'alleanza potente, importante, sostanziale, in una concretezza di pace e di conquista con il re franco Teodebaldo, a quale Teodebaldo però offre la figlia maggiore. Teodebaldo, che ha le stesse strategie nella mente, il cuore non c'entra in queste nozze, accetta la figlia maggiore di Vacone. Teodebaldo è un re, quindi, come sorte dei potenti, anche per lui la vita è scandita dalle battaglie, dalle conquiste, dal potere, dalle sconfitte, dalla morte. Teodebaldo muore. Clotario è un altro re, Franco. Clotario non aspettava che questo momento. Non c'è più Teodebaldo, Clotario può annettersi con un colpo di mare, con la guerra, con quello che è necessario per acquisire i territori, ed eccolo Clotario, il nuovo sovrano franco, che ha annesso al suo proprio territorio tutti i territori del re defunto Teodebaldo, ha preso le casse d'oro e già che c'è si prende anche la regina, infilandola nel suo letto e facendone la sua compagna, non la sposa, la annette come uno dei beni del re sconfitto e defunto. Lolita, che come vedremo ribalta completamente la esperienza materna, cancella il vissuto di debolezza, di sudditanza, di invisibilità del femminile sino a quel momento. Intanto sul territorio longobardo si vivono momenti di incertezza. È morto il re Clefi, il più, dopo Vacone, il più importante, determinato, certo,
re longobardo. Da quel momento il potere si è sfrangiato, si è sfarinato, i duchi si sono fatti la guerra, nessuno ha più preso in mano davvero le redini e le sorti del popolo longobardo. Ognuno fra i duchi che si sono inanellati dopo la grande stagione di Clefi ha pensato più a sé, al proprio benessere, alle proprie alleanze, al proprio tornaconto, rischiando di annullare la grande e possente storia longobarda. A quel punto i longobardi si ritrovano e pensano: è necessario che ci sia un re, un solo sovrano. Autari, da re longobardo, pensa ad una alleanza con il territorio della futura Baviera. E poi è necessario che si sposi, un sovrano deve avere una regina. E poi, ancora, lui è longobardo e Teodorinda è comunque per parte materna longobarda. Potrebbero essere nozze intelligenti, strategiche. E infatti, in quella capitale longobarda che è Verona, nel 589 i due si sposano. Autare e Teodorinda convolano a nozze. Ma Autari deve affrontare la vita di un re in quell'epoca straordinaria eppure buia, in quell'epoca di grande consapevolezza e di grande orgoglio di un popolo, ma anche di battaglie, di ferocia, di necessità di proteggere i confini e di allargarli, di guerra quindi. Le guerre contro i Franchi caratterizzano la vita dei primi anni di nozze dei due giovani sposi, sino a quando, in una pestilenza feroce, cambiano le sorti, i Franchi che sembravano vincitori perdono, i Longobardi che sembravano in difficoltà invece agguantano la vittoria. Possono iniziare le trattative di pace. Autari si innalza come figura storica importantissima in questa sua giovane età, pari alla forza del padre Clefi. Finalmente i Franchi sono stati battuti, finalmente non c'è più la parola guerra, ma c'è la parola trattative di pace. Ci potrebbero anche essere alleanze importanti sul tavolo delle trattative, sulla scacchiera nuova che si va disegnando, magari anche pace con i Franchi, magari una nuova dinamica, magari, perché non lo sappiamo, perché Autari, il giovane re, muore improvvisamente, muore di veleno, muore perché quella pestilenza ha lasciato una coda dentro il suo organismo pure forte e giovane, muore perché la sorte ha voluto così, muore. Lei è una donna, sua madre è stata scambiata da uomo a uomo come merce di scambio, come moneta per delle alleanze. Non si sa di sua madre cosa pensasse, chi amasse, cosa desiderasse e cosa avrebbe potuto fare da individuo responsabile, consapevole e autorevole. Teodorinda ribalta questo concetto. Vedova di un re diventa regina di un popolo. È lei ad essere la sovrana dei Longobardi. Sola, sul trono, da sola, è la sovrana. A lei rispondono i duchi, a lei guarda il suo popolo. È una regina. Comanda, donna, l'assemblea longobarda. E tale la sua saggezza, la sua intelligenza, le sue strategie, la sua competenza, la sua capacità politica ed economica, che la Lega Longobarda la lascia sovrana solo sul trono. Accettano gli uomini di essere governati da una donna. Solo che c'è un fatto inevitabile. La regina deve risposarsi, ma non perché non sa fare la regina,
anzi la sa fare benissimo la regina, ma non perché abbia bisogno dell'intelligenza maschile per essere protagonista del suo tempo, ma perché inevitabilmente deve dare una rete al trono. Lomella è la località prescelta per l'incontro. I due cortei si avvicinano, i nobili longobardi, i consiglieri del trono, le dame, si intrecciano i saluti rituali. Intorno a noi la vasta pianura silenziosa, casupole minuscole separate da campi spazzati dal vento, il terreno sotto i nostri piedi celato da una coltre di forstia, gli alberi avvolti dalla nebbia. Come la sento mia questa terra, quanto mi appartiene. Milano avrà l'impegno di Agilulfo nel renderla ancora più grande, nella struttura della città, nelle disposizioni del governo. Certamente sono anni di guerra, di pace, di pace, di guerra, di conquiste, di sconfitte, di conquiste. Ci sono gli anni bui delle sconfitte, ci sono gli anni della fuga al castello di Pavia, quando è il nascondimento che deve prevalere sul popolo e anche sui suoi sovrani. Sono al lavoro, come sempre, per tessere la sottile trama della diplomazia tra il mio popolo e il pontefice. Papa Gregorio mi vuole bene, siamo solidali negli intenti. La pace. La pace che io voglio ottenere per i Longobardi, i Romani, i Franchi, tutti coloro che vivono nel mio tempo vorrei potessero gustare il frutto di una vita di pacifica convivenza. Quando mi sveglio la mattina penso alle battaglie, allo strazio di una vita assediata dal nemico, all'identico strazio degli assedianti lontani dai loro affetti e dalla loro quotidianità. Penso al rumore delle armi, penso a coloro che quel rumore malvagio lo ascoltano stretti nella morsa del terrore. Poi mi alzo, le mie donne mi preparano sotto lo sguardo attento e affettuoso di Ermelinda. Scendo le scale, attraverso le sale, e ben altri rumori mi raggiungono, i consueti rumori del giorno al suo risveglio. Io ho affrontato Teodolinda leggendo i libri, i saggi che ne parlano, Paolo Di Acono, lo storico per eccellenza, con i suoi frammenti sulla vita di Teodolinda. Ma al di là di questo, anche se sono passati 1500 anni abbondanti, è stata una donna che ha vissuto, che ha condiviso la sua vita con il suo uomo, che è stata madre, che ha avuto preoccupazioni gigantesche, che sono quelle di una regina, e preoccupazioni quotidiane, che sono quelle di una moglie e di una madre, che ha lasciato un'impronta reale, non è un'icona, non è solo il tesoro conservato nella Basilica di Monza, non è solo un'immagine che è sfumata nel cammino lunghissimo dei millenni della storia, ma è una donna che ha vissuto, ha provato, ha sentito ha in sé, nella sua carne, le esperienze della normalità dell'esistenza e della straordinarietà del potere. Poi a un certo punto è arrivato anche il gennaio del 627. E in quel gennaio del 627 Teodolinda non c'è stata più. La sua vita terrena si è conclusa dopo quella di Agilulfo, quando ormai erano anche svanite le storie fragili dei figli, quando ormai di lei restava l'esempio, la straordinaria capacità di governare, la grandezza della corte di Monza e la forza meravigliosa che ci affascina, perlomeno che mi ha affascinato, di una leggenda impastata di carne, di sangue e di verità. Grazie. Redit floridum forma rebus tatur, abis modulatur, modulans letatur, abis modulatur, modulans letatur.